Fabrizio Carracoi, Coppa Italia, due pari per voi, un buon risultato, una gara che è stata accompagnata da polemiche, poi qualcosa in campo con l'arbitro, un finale da dove bisogna stemperare un po' gli animi, no? Ma si è detto tutto tu, una partita bellissima, noi siamo partiti male, molto male, perché ci siamo fatti male da soli, abbiamo subito due gol evitabilissimi, senza nulla dire, perché alcuni all'inizio, al primo tempo soprattutto, è andato molto meglio. Abbiamo preso una traversa con Usai, ma non era abbastanza per quello che dovevamo fare. Negli spogliatoi ci sono andati in faccia, ho cambiato, siamo passati al 4-4-2, abbiamo messo il trequartista e siamo andati molto meglio. Siamo riusciti a pareggiare con Alberto Usai sul rigore. Abbiamo capitalizzato al meglio un'altra palla da fermo con Matteo Mura e credo che sia un risultato giusto. Poi quello che è successo in campo, sinceramente sì, qualche cosa di più, ma niente di particolare. Peccato per questo episodio che è successo a fine partita negli spogliatoi, ma che non riguarda noi giocatori sicuramente. Con questi episodi avranno uno straccio anche per la gara di ritorno, perché per voi è difficile pensare al calcio se poi il contorno è particolare. Ma io non so effettivamente cosa sia successo, io posso solo dire che un dirigente ha aperto la porta degli spogliatori, è caduto a terra, ma non sapevo cos'era successo. Poi ci è stato detto che è stato picchiato da alcuni tifosi del Carbonia, così mi è stato detto, però la dirigenza del Carbonia adesso è stata molto gentile, insomma si è scusata. Ripeto, per quanto riguarda il ritorno, noi dobbiamo pensare ad andare in campo a fare la nostra partita, perché recuperiamo Pancotto ma perdiamo Usai, e niente, abbiamo fatto secondo me un grande risultato, perché fare due gol a Carbonia non è facile, in vista del ritorno siamo ottimisti. Invece per il campionato una battuta d'arresto improvvisa, imprevista col quarto 2000 dopo 20 risultati utili di fila, il Bosa ha perso, quindi diciamo è stato un capo indolore, però si fanno sotto lo stesso Carboni, Iglesias, Gustini. Sì, a parte sono bello, sono 21 i risultati, ma a prescindere, sì, un risultato imprevisto perché non ce l'aspettavamo. Siamo partiti male anche domenica, qualche problema l'abbiamo avuto, però siamo nel secondo tempo siamo riusciti a fare nostra la partita, siamo passati in vantaggio con Cacciuto, avremmo potuto chiudere la partita sul 2-0, 3-0, questo non c'è stato. Purtroppo, come ci capita spesso, abbiamo subito un gol di punizione e poi è successo il patatrac a tempo scaduto praticamente, però l'importante, io volevo una risposta oggi dal gruppo, dalla squadra, c'è stata. Molto probabilmente è arrivata a puntino questa partita, perché dopo una sconfitta ci eravamo ripromessi di vendere cara alla pelle a prescindere da chi fosse l'avversario. Oggi era il Carbonia, sappiamo che domenica abbiamo una partita molto grande e fondamentale, perché andiamo a girasole, dobbiamo riuscire a fare il risultato, perché il Bosa c'ha uno scontro col Guspi e molto probabilmente se il Guspi perderà domenica forse è tagliato fuori da ogni gioco. Noi dobbiamo fare il nostro e poi se noi facciamo bene non ce ne frega niente degli altri. Grazie Fabrizio Carracoli, in bocca al lupo.